intendete, immagino, conoscete la nostra storia, le nostre vicende, il Prosecco, da dove è nato, da dove è partito. Non vi racconto nulla di nuovo, vi racconto qualcosa di nuovo. No, allora, voi conoscete sicuramente una cantina di Santo Stefano, che è da Bisoli. Immagino che la conosciate. Adesso non parlo male della Bisoli, però vi dico, un dettaglio della Bisoli che è molto, che è emblematico. La Bisoli reca nel suo marchio, in maniera molto evidente e molto marcata, un numero, 1542. È un falso storico, ecco, ve lo dico, così lo potete anche scrivere, è un falso storico perché 1542 è la data. Noi abbiamo una grande fortuna perché siamo stati per secoli sotto l'egida e sotto il governo della Serenissima, della dominante di Venezia. 1542 era uno dei tantissimi estimi che Venezia progettava e realizzava nel proprio territorio. Naturalmente l'estimo era una valutazione dei beni di ogni famiglia, di ogni fuoco, di ogni nucleo familiare, e questo naturalmente finalizzato non al buon governo, ma ai cespiti, alle tasse, alla tassazione. E questa è stata per certi aspetti una grande fortuna, perché noi siamo in grado adesso di conoscere cosa, come era strutturato il nostro paese già dal 1450, i primi estimi. Poi nel 1542 è stato il grandissimo estimo che ha riguardato il quartiere del Piave, quindi questo nostro territorio, in cui gli agrimensori, i notai, gli addetti, gli incaricati di Venezia andavano casa per casa, perticavano le proprietà, quindi noi siamo a conoscenza di quante erano le proprietà. Nei sommarioni è scritto Veronica Ruggeri, per Santo Stefano il caso è molto particolare, perché Santo Stefano, a differenza delle altre frazioni di Valdobbiadene e un po' di tutta la zona collinare fino a Conegliano, qui c'è stata una proto-industria già del 1400, perché abbiamo un torrente che scende e si butta al Piave, nasce qui sotto il Piave, vicino a noi, si chiama Teva, e scende al Piave, e nel corso dei secoli ha alimentato 14 mulini, fabbri, magli, folloni, tante e svariate attività. Quindi di Santo Stefano noi conosciamo le proprietà del 1542 con le relative nuclei familiari. Mi duole dirlo per la Bisoli, non c'era l'estimo del 1542, però insomma, vabbè, la storia, la retorica del vino è farcita di tante falsità, di tante invenzioni. Per dirvi che la nostra grande fortuna è che siamo collocati all'incrocio di, io amo dire che Santo Stefano è proprio il centro di un incrocio magico, perché abbiamo Venezia con la sua storia e abbiamo il mare, perché se saliamo su al Masarè, dove è la proprietà di Veronica, nelle belle giornate vediamo la laguna, quindi vediamo Venezia e siamo in contatto diretto con Venezia. Alle spalle abbiamo le Dolomiti, quindi a nord abbiamo le Dolomiti, che sono appena dietro queste prealpi. Questa montagna è una montagna molto materna, molto dolce, ci protegge dai grandi sbalzi di temperatura. D'estate c'è sempre la brezza, d'inverno abbiamo un clima molto temperato. Abbiamo questa storia agricola, perché Valdobbiadene è stata isolata per secoli. Il primo ponte sul Piave, che voi avete attraversato sicuramente, il ponte di Vidor, è stato costruito nel 1870-72. Prima si passava con la barca, quindi immaginatevi i rapporti con Venezia, con Treviso, con tutta la pianura, erano rapporti molto sporadici e molto difficili. Quindi l'economia nostra è stata un'economia chiusa, che è nata attorno all'acqua. Abbiamo visto ieri l'opificio dove a sede la mostra era una vecchia filanda, che è partita alla fine del Settecento. Qui è Santo Stefano, nel Follo, il borgo che è ai piedi di Santo Stefano, prende il nome proprio dall'attività di follatura della lana, come Follina, come Follonica. È un toponimo che ricorre spesso, soprattutto nelle aree pedemontane. E quindi noi abbiamo questa origine, e contemporaneamente l'estimo ci racconta quante viti, quanti campi, quanti alberi, quanti gelsi e quanti ulivi, perché tassavano gli alberi.
I fondi erano spesso vidigati, quindi con viti, ma non le viti che vediamo noi adesso, erano viti maritate, erano viti sporadiche, la piantata veneta, quindi pochi filari e molta erba. E molto falcio, perché l'attività prevalente era l'allevamento. Avendo la montagna alle spalle, noi avevamo questa fortuna che d'estate si monticava, quindi ogni famiglia aveva una stalla. A metà del Novecento, quindi 50-60 anni fa, la cosa si è completamente trasformata per effetto della crisi dei primi anni 70, quando si abbandonarono le stalle con le politiche europee, con il piano europeo, la stalla era poco redditizia, tutto si trasformò e ogni casa una stalla, adesso ogni cantina una casa. Non ci sono più stalle. Cioè è sparita completamente, ci siamo dedicati in maniera maniacale a un lavoro che abbiamo fatto per secoli in realtà, perché l'isolamento ci ha costretti in qualche modo a vivere di questa pochissima terra, e vedete, è una terra difficile, in cui era improbabile qualsiasi altro tipo di coltura, il grano, i cereali, che erano nei fondovalle, pochissima cosa, e quindi pascolo e viti e olivi. Tanti uliveti, i toponimi ci raccontano, ci sono ancora dei toponimi, diciamo, agli ulivar, agli olivi, perché fino all'inizio del Settecento, con una piccola glaciazione, dal Garda fino a Vittorio Veneto, tutta la Pedemontana era terra di ulivo e di vite. Poi nel 1709-710 gelò la laguna di Venezia, quindi piccola glaciazione, determinò la moria di tutti gli ulivi. La vite si riprese, perché la vite è una pianta molto più fruttifera, molto più rapida, molto più veloce, perché dopo il secondo o terzo anno si può già raccogliere, invece l'ulivo è una pianta che richiede tempi lunghi, e quindi l'ulivo adesso sta tornando, ma più per un fatto estetico, per culture molto ma molto marginali. Quindi la fortuna di avere una comunità che si è dedicata per secoli a lavorare ogni quadratino di terra, ogni fazzoletto. E a Oriente abbiamo l'altra grande fortuna di avere la scuola enologica più importante d'Italia, la prima d'Italia, è nata nel 1876, ma non solo la scuola enologica è figlia di un processo secolare che è partito nel Settecento con la nascita delle accademie. In Veneto la Repubblica di Venezia promosse già dal 1600 la nascita di accademie nelle città, nelle cittadine più affluenti, più importanti, che si dedicavano principalmente a dibattiti di natura mitologica e filosofica, e poi un po' alla volta, con gli anni nacque l'Accademia degli Aspiranti, un po' alla volta si dedicò ai problemi della povera gente, dei contadini, come migliorare le condizioni del contado e quindi come migliorare e trasformare l'agricoltura, che era un'agricoltura di sussistenza, in un'agricoltura quella che conosciamo adesso noi, adesso, soprattutto nel settore della viticoltura. Da lì nacque la scuola enologica, nel 1876 la prima sarebbe San Michele Adige, che è nata due anni prima, però era ancora sotto l'Austria, e quindi da Conegliano a Conegliano sono passati tutti i più grandi enologi. Se voi girate il mondo, in qualsiasi cantina, Conegliano sicuramente un enologo o un addetto è passato per Conegliano. Quindi questo matrimonio fra la terra e la scienza ha determinato il successo di questa nostra attività. Un altro elemento importante, e quindi la scuola enologica è entrata in pieno regime, in piena fillossera, e quindi è stata importante anche la scuola per superare in maniera intelligente, in maniera produttiva, in maniera proficua anche quel grande flagello che ha interessato il nostro territorio per una ventina d'anni, perché la fillossera è sparita per decreto prefettizio, perché ci fu un decreto del prefetto nel 1935 in provincia di Treviso. Poi partì dalla Francia, poi interessò la Sicilia, risalì tutto lo Stivale e devastò la viticoltura europea. Poi qui c'è stata il fronte, la prima guerra mondiale è finita qua, quindi immaginatevi, fillossera, devastazione, abbandono delle terre. Tant'è che la zia, la prozia di Veronica,
mi spiace che non ci fosse in mostra la sua foto, perché sì. Era... E allora ho un suggerimento da fare, perché prima Lorenzo ha detto che vuole cancellare una delle sue foto che ha scelto di metter lì, ovvero quella dove quella ci dall'alto. Sono quella dall'alto, l'unica fatta col drone praticamente, che è vicino, ha detto che quella non se la sente proprio sua. E quindi potremo sostituirla effettivamente con Mia, quella. Mia è morta 2 anni fa, 107 anni, ma è morta per sbaglio, perché poteva vivere ancora a sì, lungo. No, secondo me è colpa del Covid, che sì. L'ha messa in solitudine. Sì, lei a un certo punto, essendo sempre stata accerchiata da persone che andavano a trovare,